Proprio stamattina se si parla di aggiornamenti nella terapia adiuvante del melanoma e dobbiamo dire che lo studio che ha confrontato il combine di un anno di dabrafenib e trametinib verso il placebo con una nuova modalità di analisi statistica ci dimostra la sua validità non solo nel relapse free survival, ma anche nella sopravvivenza a lungo termine. Sapevamo già dall'aggiornamento dell'ASCO che il relapse free a 5 anni era di più del 50% nei pazienti trattati quando ricevevano la target ed è solo del 36% per il braccio del placebo. Non c'è la possibilità ancora di fare l'analisi dell'overall survival a 5 anni, abbiamo solo quella a 3 anni che comunque è dell'86%, quindi un dato straordinario per una terapia target che si fa solo per un anno. Quindi è stato fatto questo sforzo, statisticamente comunque molto significativo e valido, che è appunto il cure rate model o cure rate analysis, che ci fornisce la probabilità di sopravvivenza a 5 anni e a lungo termine, diciamo che si può considerare un'analisi che ci dà la percentuale di pazienti guariti, no? Cure nel senso inglese di guarigione, non di cura, che fanno appunto questo tipo di trattamento. E secondo la cure rate analysis, che appunto analizza la possibilità di guarigione sia nei pazienti che hanno ricevuto solo la chirurgia, quindi con la sola chirurgia noi sappiamo che una grande parte dei pazienti può essere guarita, e con la terapia con dabrafenib e trametinib, osserviamo un vantaggio assoluto in sopravvivenza, presi tutti i pazienti insieme, che sappiamo sono circa 900 pazienti randomizzati in questo studio, del 16% rispetto alla placebo. Il dato di per sé ha un'implicazione enorme. Noi consideriamo che fino a prima di questi nuovi farmaci, noi avevamo a disposizione solo l'interferone nella terapia adiuvante che dà un vantaggio assoluto in sopravvivenza rispetto al placebo del 3%. Quindi il 16% presi tutti i pazienti è un dato straordinario. Con il cure rate model abbiamo fatto anche l'analisi dei sottogruppi, cioè nei pazienti in terzo stadio A, B e C. E nei pazienti in terzo stadio A abbiamo un vantaggio ovviamente inferiore perché sono quelli che con le micrometastasi, che quindi hanno già la più alta probabilità di guarire con il solo intervento chirurgico, e appunto la differenza assoluta è dell'11%, mentre nel terzo B è del 21%. Quindi possiamo dire che nei pazienti con una malattia più aggressiva il vantaggio si vede in modo estremamente maggiore. Maggiore e, ripeto, non al breve, ma a lungo termine. A questo volevo aggiungere che l'unico studio di terapia adiuvante, perché noi sappiamo che ce ne sono altri due, col pembrolizumab e nivolumab per un anno dopo la chirurgia, in cui abbiamo il dato di sopravvivenza, perché almeno abbiamo il dato di sopravvivenza a 3 anni, appunto dell'86%. Ma è anche l'unico studio in cui non abbiamo pazienti che ricadono nei primi mesi di trattamento. Con la terapia immunologica, pur avendo un sovrapponibile vantaggio a lungo termine, il relapse free survival, abbiamo un 15% di pazienti che ricadono nei primi 3 mesi di trattamento, mentre praticamente con questa combinazione non vi sono pazienti che ricadono nei primi mesi di terapia. Parlare di guarigione in un setting come quello del melanoma è davvero importante. Noi sappiamo che l'età media dei pazienti che hanno questo tipo di patologia, anche con i linfonodi positivi, che sono quelli appunto che devono fare poi la terapia adiuvante, è sempre più bassa, sta scendendo. Siamo sotto i 50 anni, il 20% dei pazienti sono tra i 20 e i 40. Questi sono pazienti che con un anno di trattamento possono guarire, vuol dire che possono per un solo anno di terapia avere una famiglia, avere dei figli, perché un altro dato molto importante che emerge
da questo tipo di strategia terapeutica che noi conosciamo molto bene perché la facciamo invece senza una fine nella fase metastatica della malattia e che non esistono delle tossicità croniche, quindi non avendo delle tossicità croniche, ad esempio quelle che osserviamo con l'immuno, che sono di tipo endocrinologico come l'ipotiroidismo o l'ipocorticosuprarenalismo, che comunque prevedono una terapia sostitutiva per il resto della vita, non avendo appunto la terapia target una tossicità cronica, permette nel momento della sospensione del trattamento di poter avere dei figli, ad esempio, senza tossicità per loro e considerando solo appunto le probabilità di guarigione di chi appunto affronta questo importante momento della vita.